Oggi ospite dell'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, Fra Silvio Della Fuente, la persona che ha accompagnato Papa Francesco nel suo viaggio in Terra Santa. Ecco, si diceva una sorpresa anche per te questa esperienza. Sì, veramente è stata una sorpresa perché fino a quel momento non sapevo di preciso che avrei dovuto non solo fare di traduttore, ma fare il segretario personale del Papa per quell'incontro. Ecco, com'è stato questo viaggio, questo momento con Papa Francesco? Beh, a livello personale è stata una grazia sicuramente perché mi ha dato la possibilità di stare a contatto diretto con il Papa e poi mi ha permesso anche di portare la sua parola a tante altre persone che, con le quali non poteva parlare direttamente per questioni di lingua. Quindi è stato veramente una grazia e un dono per me che mi ha arricchito sicuramente. Ecco, qualche ricordo, qualche momento particolare. Veramente ci sono stati tanti momenti che potrei dire, no? E ricordo uno in particolare che stavamo per uscire da Betlemme e lui si era riposato, ma giusto 20 minuti, e all'uscita e dice: ho spento tutte le luci ma non ho capito come spegnere l'aria condizionata, per piacere fatelo voi. Cioè, è stato un gesto, se volete, molto semplice, però che ci permette di capire come è lui, cioè quanta cura ha a cose piccole, come per esempio questa, che potrebbe essere anche banale, ma poi parlando del suo contatto con la gente, il fatto stesso di per esempio aver baciato la mano dei sopravvissuti dell'Olocausto è stato un gesto che secondo me non era stato programmato, ma che è scaturito proprio dalla sua sensibilità, da questo suo modo di essere molto naturale, ma anche che mette a fuoco la dignità della persona e dà questo rispetto per essa. Insomma, ci confermi quello che vediamo anche noi di Papa Francesco, questa persona, ecco, che veramente riesce a guardare le piccole cose, come dicevamo, anche nella relazione umana. Ecco, questo tuo ricordo conferma questo? Sì, assolutamente. Io sono di Buenos Aires, sono argentino, quindi prima di essere frate, lui era il mio vescovo, quindi lo conosco già da Buenos Aires. Più di una volta l'ho visto nell'autobus, nella metro. E l'ho visto parlare con la gente da vescovo, quindi lui sapeva esattamente qual era la situazione a Buenos Aires ed è molto bello vedere che questo non è cambiato, continua a essere la stessa persona. In qualunque luogo si trovi. Esattamente, in qualunque luogo si trovi lui riesce a fare a costruire questo rapporto con la gente e poi anche a parlare direttamente dicendo tutto quello che deve dire. Questa cosa stupisce, vedo, anche voi, insomma, del mondo religioso. Sì, quando lui è stato eletto io mi sono detto: bene, adesso il mondo saprà chi è Bergoglio, perché prima in diocesi a Buenos Aires certamente lui era conosciuto per questo suo modo di darsi alla gente ed è bello che abbia continuato a farlo e che sia veramente diretto, che abbia continuato a essere molto diretto e molto chiaro, soprattutto questo, molto chiaro nelle sue parole. Ecco, con quello che è successo poi in Terra Santa, alla guerra, qualcuno ha detto che ha fallito il viaggio. Come vedi invece questo viaggio, anche secondo la tua esperienza, e quello che accade? Allora, sicuramente non si può dire che è fallito, perché comunque ha dato la possibilità a tante persone di pregare insieme e ci ha dato quella gioia di essere quel giorno radunati nei giardini vaticani per pregare all'unico Padre che tutti abbiamo. E sicuramente ha aperto, come lui stesso diceva, una porta che non può essere chiusa, nonostante tutti gli altri movimenti in senso contrario. Il Signore Dio ascolterà i suoi figli, soprattutto quando pregano insieme e quando vede che c'è questa buona volontà di voler vivere in pace e in fratellanza tra di noi.